Mi ha tolto un'illusione. Io quando avevo visto Fassino piangere pensavo che si stava pentendo d'aver detto ai lavoratori dei Mirafiori di votare sì. Invece ho scoperto qui che è perché non fa più il parlamentare. Ma io vorrei partire da una cosa, vedo qui Don Gallo e mi permetto di usare una cosa che mi ha detto ieri sera e che secondo me è importante. Mi ha ricordato che Don Milani diceva che le persone che lavorano, le persone più deboli, hanno solo due diritti fondamentali che gli possono permettere di cambiare la loro condizione. La democrazia, cioè il diritto di poter votare, di poter scegliere, di poter decidere, e il diritto di si operare. Quando questi due diritti vengono messi in discussione, noi siamo di fronte al rischio di una svolta autoritaria e oligarchica. E io credo che noi siamo in questa situazione. Non dobbiamo avere paura a dirci che questo è il rischio che abbiamo di fronte. E lo dico perché quando alle lavoratrici e ai lavoratori viene negato il diritto di poter votare, di poter decidere sui loro contratti, noi stiamo, se passa, mettendo in discussione la possibilità di queste persone di continuare ad essere persone libere anche nei luoghi di lavoro, e rischiamo semplicemente di favorire un processo in cui le imprese e il paese svolta verso una strada autoritaria. E la stessa questione riguarda il diritto di sciopero, e lo dico senza particolari polemiche, ma convinto di questo, io credo che l'accordo che CGIL e CISL e UIL, quindi anche la mia confederazione, di cui sono orgoglioso di fare parte, che però ha firmato con Confindustria, credo che su questi punti sia un accordo che non va bene, che rischia di arretrare le condizioni di chi lavora proprio perché non affronta questi due problemi, anzi non dice che è possibile votare e rischia di aprire la strada alla riduzione del diritto di sciopero nei luoghi di lavoro. E penso che questo non sia un problema solo dei lavoratori metalmeccanici, né tantomeno solo un lavoratore dei lavoratori dipendenti. E lo dico perché, badate, la discussione che qui si fa, che in questi giorni si fa a Genova, ho avuto modo di partecipare ad altri dibattiti, di ascoltare altri interventi, e non corriamo un rischio. Quando si parla che c'è bisogno di un nuovo modello di sviluppo, che c'è bisogno di ripensare i prodotti, che c'è bisogno di fare dei prodotti che inquinino meno, che c'è bisogno di ragionare su scelte economiche anche diverse, badate che noi ci dobbiamo sempre porre un problema: su quali gambe e su quali teste possono questi cambiamenti essere prodotti? Perché cambiamenti di questa natura non li decide qualche testa intelligente che c'è a Roma, o c'è un processo di partecipazione democratica in cui alle persone in carne ed ossa viene data la possibilità di fare questa discussione, di essere cioè soggetti attivi, non passivi, della propria vita, o altrimenti ci stanno portando da un'altra parte, ci stanno raccontando delle balle. E noi dobbiamo porci questo tipo di problema, e questa è l'azione che dobbiamo mettere in campo. Lo dico perché secondo me siamo di fronte a questo passaggio. Siamo di fronte cioè al fatto che ciò che fa una differenza concreta è se ci sono degli spazi di democrazia e di partecipazione in più o se ci sono in meno, e soprattutto se il lavoro torna ad essere un elemento centrale di questo paese, e cioè se la politica, perché noi non giriamoci attorno, abbiamo bisogno certo del movimento sindacale, dei movimenti anche sociali nel paese, ma abbiamo bisogno che anche la politica torni ad essere politica, cioè a rappresentare gli interessi di chi lavora e essere in grado di produrre degli elementi di cambiamento radicale in questo paese. E se c'è un problema è perché in questi anni la politica ha rappresentato unicamente gli interessi dell'impresa e della grande finanza in questo paese. Perché se adesso ci raccontano
che bisogna fare una manovra, non so più di quanti migliaia di miliardi bisogna fare, che si determina in termini di tagli, uno ci ragiona un po', provate a pensare, quanti sono stati i soldi pubblici che negli Stati Uniti, che in Italia, che in Europa sono stati utilizzati per salvare il sistema bancario e finanziario dal collasso. Ed oggi, guarda caso, siccome quando tiri fuori dei soldi, prima o poi li devi riprendere da qualche parte, altrimenti i conti non tornano, siamo di fronte al fatto che in tutta Europa non c'entra più se un governo di destra o di sinistra, perché stanno facendo le stesse cose, stanno cioè tagliando sul terreno dello Stato sociale, sul terreno delle tasse, cioè fanno pagare quelli che hanno sempre pagato. E allora il problema di fondo che noi abbiamo da affrontare è proprio quello di come si ricostruisce un'azione che punta anche a un cambiamento. E lo dico perché il cambiamento, vorrei essere chiaro su questo, non è semplicemente va via Berlusconi. Questo mi pare che qui non abbiamo particolari contrarietà tra di noi, non credo che sia il punto, ma il problema non è semplicemente cambiare Berlusconi e qualsiasi che va lì fa, ci spiega poi che per andare in Europa, che per tenere l'euro bisogna fare le stesse manovre che ha fatto Berlusconi. E quindi il problema da costruire oggi in termini di partecipazione e di cambiamento è proprio il fatto che si comincino a fare delle politiche che agiscono sulle cause che hanno determinato la crisi che c'è stata. E siccome in questi anni governi di centrodestra o di centrosinistra non hanno avuto particolari differenze, perché quando uno è precario e se cambia il governo rimane precario, per lui non è cambiato nulla e vuol dire che nessuno ha rappresentato i suoi interessi. E allora il problema chiaro che noi dobbiamo porre è proprio questo: quali sono gli elementi di fondo che indicano un cambiamento? E se la precarietà e la redistribuzione della ricchezza a danno di chi lavora sono stati gli elementi che hanno caratterizzato il modello di sviluppo capitalistico che si è affermato nel mondo, noi lo strumento della democrazia è lo strumento principale che abbiamo per cambiare questo processo. Questo vuol dire affermare la democrazia nei luoghi di lavoro, perché è anche la condizione per ricostruire un'unità sindacale, ma abbiamo anche bisogno di una democrazia per cambiare le politiche economiche. Provate a pensarci, la concentrazione di potere privato che oggi c'è in mano ai grandi potenti finanziari, alle grandi multinazionali, è grandissimo. Se uno dice dobbiamo cambiare produzione, chi è che decide che cosa si produce? Quando si produce, dove si produce, chi è che prende queste decisioni? Sono gli stati, sono le nazioni, sono i sindacati, sono i partiti o in realtà sono le grandi multinazionali, sono i grandi potentati finanziari? E allora è questo il punto su cui noi dobbiamo agire, su cui dobbiamo avere la capacità di intervenire. E la democrazia, intesa come partecipazione, come controllo, diventa un elemento centrale. E in questo senso qui si indicava la necessità di allargare questa discussione. Io faccio questa riflessione, attenzione, che anche un elemento importante che c'è stato, penso ai referendum, alla domanda di partecipazione e di democrazia che lì c'è stato, al fatto che la gente è andata a votare e c'è andata al di là di quello che pensavano i partiti o quello che pensavano le forze politiche, però c'è il rischio che se non si cambia anche la forma con cui si partecipa, se non si cambia anche la forma dell'attuale politica che non è in grado di rappresentare questa domanda di partecipazione, noi rischiamo concretamente di trovarci di fronte ad altre scelte politiche che danno risposta a problemi oggettivi che esistono, che riguardano la difficoltà di arrivare a fine mese, la